Mercoledì 30 ottobre, in 100 secondi, le breaking news di Alice Chan, la nuova carica per il presidente di Alice Guido Grimaldi. Ieri a Marrakesh è stato nominato presidente onorario di Interferri nell'ambito della 48esima conferenza annuale dell'associazione che rappresenta le compagnie mondiali di traghetti e navi RoRo. A conclusione dell'evento, Guido Grimaldi ha annunciato la prossima Interferri Conference, che sotto la sua presidenza si terrà in Italia a Sorrento dal 4 all'8 ottobre 2025. Andiamo all'estero, in Spagna, dove un vero e proprio uragano ha travolto Valencia, pesantissimo il bilancio. Oltre 50 morti, strade allagate, auto travolte dalla furia dell'acqua, feriti trasportabili solo in elicottero e migliaia senza luce. Molti italiani bloccati, aeroporto irraggiungibile. Veniamo alle notizie economiche. Le stime preliminari sul PIL italiano nel terzo trimestre danno inalterato il dato acquisito per il 2024, che si attesta al più 0,4%. Sorpresa dalla Germania, dove il PIL guadagna due decimali nel terzo trimestre. Spagna oltre le attese, con il PIL che cresce del 3,4% sull'anno. È in corso la stazione marittima di Napoli, Ship Day 24, la nave del futuro. L'evento di Confitarma che culminerà nel pomeriggio nell'assemblea pubblica a bordo della Costa Smeralda attraccata al Molo Angioino. Diretta streaming dalle 15 sul canale YouTube di Alice Channel. Rimaniamo in ambito marittimo. Con oltre il 70% dei consensi è stata approvata l'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo per i lavoratori portuali. Il disco verde ai sindacati, dopo mesi di trattative e scioperi, giunge da tutto il territorio nazionale senza squilibri da nord a sud. Chiudiamo con i mercati finanziari. Mattinata con le borse europee in rosso, Piazza Affari perde un punto. Il gas risale a 41,82 euro, record per l'oro che tocca i 2.800 dollari l'oncia. È tutto per le breaking news di oggi, buona giornata.